Perché dite che le grandi preghiere di tutte le religioni sono efficaci? Perché sono state pronunciate per secoli da moltitudini di fedeli che hanno energizzato grandi forme pensiero. Che cosa sono le forme pensiero? Sono serbatoi di pensiero concentrato che si liberano su chi si mette in contatto con quelle forme pensiero pregando fervidamente. Queste forme pensiero si liberano anche se le preghiere sono pronunciate, come spesso accade, distrattamente? Si liberano molto di più se le preghiere sono pronunciate con fede, ma essendo forme pensiero molto potenti, si liberano anche a favore dei preganti che le recitano distrattamente. La preghiera è sempre una forma pensiero positiva. In che altro modo agisce la forma pensiero? Agisce nei luoghi di culto, frequentati da milioni di fedeli, ma non solo. Agisce al contrario, nelle carceri, negli ospedali, nelle carceri abbandonate, nei postriboli, dovunque sono stati prodotti e si producono pensieri negativi. Come si può chiamare la forma pensiero rispetto ai luoghi dove è potente? Si può chiamare magnetismo dei luoghi.